Si scaglia contro la ex provincia il sindaco di Magenta Luca Del Gobbo, che non nasconde una contrarietà mai negata alla riforma del Rio che ha istituito le città metropolitane e che nella pratica a Magenta comporta l'immobilismo, secondo il primo cittadino, sulla nuova sede del liceo Quasimodo. Chi si occupa delle scuole? Possono dei ragazzi nel 2023 star dentro a quattro sedi separate? Andate a fare un giro, le conoscete bene. Chi si occupa di strade? Ponte Vecchio, Ponte Nuovo e Ponte Vecchio Robecco è di proprietà della ANAS, ma provincia, ex provincia. Quando la gente dice, ma non è del comune, chi si occupa di quelle strade lì? Il taglio del verde, le buche, chi se ne occupa? Ci sarebbero tanti altri argomenti. Io sono favorevole a ritornare alle province che abbiano competenze, risorse e responsabilità, come io mi prendo le mie. Del Gobbo confida poi nella riforma istituzionale in atto a Roma per arrivare al più presto almeno a tornare a votare i presidenti delle province per dare rappresentanza politica, fondi e responsabilità alle amministrazioni provinciali, cosa che ora, secondo lui, manca. Mi auguro fortemente che l'anno prossimo si torni a votare il presidente, il consiglio della provincia di Milano, perché l'area vasta o le aree metropolitane non hanno funzionato. Voi sapete che, per esempio, tutto quello che è il trasporto sovracomunale dovrebbe essere competenza delle cose città metropolitane. Voi avete visto qualche iniziativa, per esempio, per connettere tra di loro la cintura intorno a Milano, quindi non so, Abbiategrasso, Magenta, Cuggiono, Legnano, dove per esempio abbiamo degli ospedali importanti, no, quindi mi auguro che la ripresa delle province ci porti a una risposta, però quindi io credo che davvero serva riprendere, è stata questa idea di pensare di risparmiare lo 0,0, anche qui bisogna che qualcuno lo cominci a dire, perché poi anche noi politici abbiamo le nostre responsabilità, a volte non dicendo le cose come stanno. È stata una grande cavolata.